Grazie, assessore Baretta. Mi ha chiesto di intervenire il sindaco Gaetano Manfredi. Prego, sindaco. No, io volevo brevemente intervenire dopo l'intervento molto esaustivo di Pierpaolo, perché devo dire che il bilancio che noi ci accingiamo ad approvare rappresenta per noi un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, come è stato un po' espresso in molti di questi interventi. Questo è il terzo bilancio che noi approviamo, ma in realtà il primo bilancio è come se non ci fosse stato, perché quando noi ci siamo insediati a fine anno, chiaramente abbiamo, diciamo, subito il trascinamento di quelli che erano gli effetti della situazione finanziaria precedente. Ed è il primo bilancio in cui abbiamo un minimo di agibilità rispetto a quella che è una prospettiva di sostenibilità finanziaria della città, che è il prerequisito per poter fare qualsiasi cosa. Cioè, se noi non abbiamo una sostenibilità finanziaria, e chi è stato prima di noi, Ciro lo ricordava, noi non possiamo fare le assunzioni, non possiamo tagliare l'erba, non possiamo far camminare i treni, non possiamo fare niente. Quindi il tema della sostenibilità finanziaria è un tema fondamentale. Noi abbiamo fatto tutti insieme delle scelte molto complicate, perché sono passati 2 anni e mezzo, 2 anni dal patto per Napoli, e noi fino a 2 anni fa eravamo in dissesto, quindi io credo che noi dobbiamo anche rivendicare questa azione che è stata fatta, perché devo dire con orgoglio, perché questa è stata una grande assunzione di responsabilità che è stata presa dall'amministrazione, ma soprattutto al Consiglio Comunale, perché ha approvato anche con grande responsabilità anche delle misure che sono delle misure impopolari, perché poi abbiamo aumentato le aliquote, abbiamo messo delle tasse, quindi non è che non abbiamo chiesto ai napoletani dei sacrifici. Ed è stato fatto tutto con grande responsabilità e anche con grande senso dell'istituzione. E in una Napoli, perché insomma, Pierpaolo ricorda le trattative che noi abbiamo fatto sul patto per Napoli, nella quale io poi ho i messaggi che conservo sul mio cellulare, nessuno credeva che noi avremmo mai potuto uscire dalla situazione finanziaria in cui eravamo, e tutti ci davano come morti disperati. Il fatto che ce l'abbiamo fatta almeno a mettere la testa fuori dall'acqua, devo dire, deve essere un grande motivo di orgoglio per noi tutti insieme che l'abbiamo fatto, ma anche per la città che l'ha fatto. Perché oggi tutti dicono: Milano è meglio di Roma, Milano, Napoli è meglio di Roma, Napoli è come Milano. Beh, cioè, fino a 2 anni fa non è che si diceva questo, quindi questo segno che è stato fatto un grande lavoro. Ma la cosa più importante, credo che abbiamo, che riguardando l'irreversibilità che ricordava Pierpaolo, e io credo il piano assunzionale che noi abbiamo fatto è quello che dobbiamo continuare a fare. Perché poter assumere migliaia di giovani donne e uomini napoletani che sono entrati nel comune, sono entrati in ASIA, sono entrati in ANM, dovranno entrarne altri in ASIA, altri in ANM dove dobbiamo continuare, altri nel comune dove ci sarà insomma, un ulteriore piano assunzionale di diverse centinaia di persone, significa che noi abbiamo dato anche una prospettiva di lavoro a tante persone che sono entrate con merito, ma significa anche che abbiamo ringiovanito la nostra struttura, abbiamo dato una prospettiva di entusiasmo e abbiamo consentito a tanti di sposare la causa dell'amministrazione comunale non come un luogo perso, ma come un luogo dove invece si può creare del futuro. Quindi io condivido molto le priorità che sono state espresse da molti consiglieri comunali, che nell'ambito della sostenibilità economica bisogna andare avanti con gli scorrimenti delle graduatorie, delle assunzioni, perché la vera forza di questo cambiamento sono i tanti giovani che sono entrati nella nostra amministrazione, nelle nostre municipalizzate, e senza di loro quello che noi vediamo in città oggi non si sarebbe fatto. E non si farà, quindi in futuro se non continueremo con questo percorso. Adesso però io credo che noi abbiamo una fase nuova anche che dobbiamo avviare, e in questo rientra anche il piano di investimenti che dobbiamo mettere in campo. Perché noi sicuramente abbiamo fatto degli interventi
dal punto di vista degli investimenti infrastrutturali molto importanti. Sono sul campo cantieri che superano ampiamente il miliardo, quasi 2 miliardi di euro sono stati messi in campo, che significa lavoro, significa una città che si trasforma. Però come si fanno le grandi cose, bisogna fare anche le cose medio-piccole. Quindi io credo che noi come approccio, e noi dobbiamo nel prossimi mesi lavorare su due prospettive politiche molto importanti, perciò dico che anche questo bilancio è un bilancio di partenza. Da un lato avere un approccio sistemico a una serie di problemi, il problema della gestione dei flussi turistici che noi stiamo portando avanti, che però adesso c'è bisogno di avere veramente un piano del turismo che sia in base, insomma, che metta insieme tutti questi progetti che noi abbiamo messo in campo. Il tema della gestione del patrimonio, che è un altro aspetto molto fondamentale su cui dobbiamo lavorare, dove vanno fatte anche delle scelte politiche, quindi queste scelte politiche non sono più solamente delle scelte tecniche, delle scelte politiche. E questa è un po' l'agenda dei prossimi mesi che noi dobbiamo mettere in campo. C'è un altro aspetto molto importante, che noi dobbiamo scendere come granularità rispetto a quelli che sono gli interventi nei vari quartieri della città. E in questo il ruolo dei consiglieri comunali è fondamentale. Noi fino adesso abbiamo fatto grandi investimenti, abbiamo fatto un'agenda di grandi investimenti che sono partiti perché poi abbiamo le scadenze del PNRR. Se tutto va bene, alla fine del 26 si completeranno opere molto importanti di recupero urbanistico, pensiamo a Taverna del Ferro, Scampia, gli interventi, l'albergo dei poveri, il completamento della metropolitana fino all'aeroporto, però adesso abbiamo fatto degli interventi stradali importanti che continueranno nelle prossime settimane, adesso però dobbiamo fare un focus quartiere per quartiere per andare a vedere quelle che sono le priorità anche di interventi di dimensioni medio-piccole. E quindi questo nuovo piano di investimenti che noi metteremo in campo, utilizzando i mutui dormienti, utilizzando il finanziamento della BEI e delle ulteriori risorse che stiamo mettendo un po' insieme, a questo servirà. Quindi è molto importante che vengano date queste priorità insieme ai consiglieri comunali di riferimento dei vari territori, in maniera tale che si identificano poi una serie di interventi che possono essere complementari rispetto agli interventi più grandi che noi abbiamo fatto e che stiamo realizzando e che possono dare un senso di una presenza della nostra amministrazione in qualsiasi luogo della città, in maniera tale che nessuno si possa sentire escluso da questo processo di trasformazione e si possono andare a toccare una serie di temi che sono dei temi che per i cittadini sono estremamente importanti, i temi della viabilità, i temi della manutenzione, i temi del verde urbano che dobbiamo incrementare ancora di più, perché credo che questa sia una seconda fase molto importante. Quindi da un lato il consolidamento di quelle che sono le azioni che abbiamo già messo in campo, i grandi investimenti, dall'altro una serie di interventi specifici che tocchino tutti i quartieri della nostra città. Quindi sarà mia preoccupazione, insieme all'amministrazione e agli assessori di riferimento, poi di fare, decideremo insieme qual è il metodo, quindi con le commissioni, con i consiglieri, come fare uno screening quartiere per quartiere per andare a individuare delle priorità da realizzare concretamente entro la fine della nostra legislatura, della nostra consiliatura, con le risorse che con questo bilancio metteremo in campo. E questo credo che sia un aspetto molto importante per completare questo puzzle che abbiamo descritto, che stiamo realizzando e che dobbiamo necessariamente completare. Grazie. Allora, grazie Sindaco.